Pantano, Case Bruciate, Muraglia, Santa Maria dell'Arzilla, Santa Veneranda, Tre Ponti, Villa Ceccolini e Villa San Martino sono le 8 contrade che si sfideranno per aggiudicarsi la nuova edizione del Palio dei Braceri in programma dal 1 al 4 agosto presso Rocca Costanza, Pesaro. L'evento quest'anno si articola in diverse novità a partire dal rinnovo della veste grafica. Le grafiche ufficiali, che come potete vedere sono dei disegni fatti a mano dall'artista Francesco Zanotti, ogni grafica ricalcherà un'attività del Palio dei Braceri. Le attività di quest'anno saranno il torneo del biliardino della città di Pesaro, il torneo di freccette e Miss Palio. Tornerà Giorgione con le cuoche di quartiere, quindi la sfida tra le cuoche dei quartieri della città di Pesaro. E poi abbiamo la Palio Dog Edition, il primo appuntamento che è partito a metà mese, quello del calcio dei braceri femminile. Per l'evento d'eccellenza del territorio pesarese, l'organizzazione ha predisposto un'applicazione per i dispositivi mobili dove si potranno confrontare date e orari, oltre alla programmazione dell'iniziativa. L'app, dal nome Appaglio, da questo pomeriggio è scaricabile in tutti gli ambienti iOS e Android, è aperta a tutti i cittadini e dà la possibilità di interagire direttamente con l'organizzazione del Palio dei Braceri, così come è possibile fare la votazione a tutti i tornei, per esempio al Miss Palio, piuttosto che a tutta una serie di tornei che trovate all'interno dell'app. Ma una delle funzioni che sembrerà scontato è quello proprio di identificare anche la contrada di appartenenza. Inoltre, uno dei più grandi progetti che abbiamo messo in piedi è proprio quello di poter aiutare l'organizzazione sotto l'aspetto della sicurezza. Quest'anno è una versione zero iniziale con la quale abbiamo già inserito tanti dati all'interno. La volontà è quello di poter fare in modo che quest'app sia lo strumento che possa contabilizzare il numero preciso di persone che saranno all'interno della rocca.